Vai. Eccoci qua, brava gente. Buonasera, buona domenica, brava gente. Vedete questo piazzale? Siamo a Vicenza, Monte Berico, dove c'è la Madonna, che è molto venerata, un santuario straordinario, bellissimo. È la Madonna di Berice. Molti di voi mi avete scritto, dice: Padre Enzo, se vai al festival stasera sulle relazioni, vai a visitare questo santuario che è straordinario. Ed è vero, un luogo ricco di fede, ricco di devozione. Questa è la facciata barocca e poi dall'altra parte c'è la facciata gotica invece. Ci portiamo dentro perché stasera sarà impossibile fare il commento del Vangelo e quindi lo facciamo qui ai piedi di questa Madonna, un santuario sorto nel 1400. Una contadina, una donna semplice, umile, viene qui, prega e per tre volte gli appare la Madonna. Non viene creduta. Quando inizia la costruzione del santuario, la peste scompare. La Madonna aveva chiesto dove poggio il piede, dia al vescovo e alla città di costruire un santuario. Ecco, queste sono un po' alcune indicazioni, ma appena si entra dentro vorrei farvi avvertire quello che ho avvertito nel cuore. Sei quasi rapito da un luogo santo, ti viene un'esclamazione: che bello, che bello. Ho respirato un po' quell'aria dei luoghi santi, di Gerusalemme, di Assisi, di Roma. Questo mi ha detto il priore, è affidato ai servi di Maria e fa parte un po' dei tre santuari mariani più importanti in Italia: il santuario di Pompei, il santuario di Loreto e il santuario della Madonna di Berice. E allora ci accostiamo e ascoltiamo il Vangelo. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Eccoci qua, brava gente. Il Vangelo di questa domenica lo leggiamo, l'abbiamo proclamato in un santuario mariano e non a caso il santuario mariano ci ricorda una donna. Il Vangelo oggi è un Vangelo di donne, di donne. Io ho titolato il cammino, la sosta, la convivialità. Il cammino, la sosta e la convivialità. Brava gente, la parola di Dio ci invita a cogliere l'importanza del cammino, la necessità della sosta, la capacità della convivialità, fatta di un dono bellissimo, l'ascolto. Sì, brava gente, l'ascolto è semplicemente straordinario. Maria è donna dell'ascolto. Il primo aspetto del cammino: Gesù è un uomo in costante movimento. Christian Bobbin lo definisce l'uomo che cammina, bellissimo. E la sua parola è come lui, incessantemente in movimento, senza fine, nel movimento di dare tutto di sé stessa. Occorre vivere e percepire la nostra vita come questo cammino rivolto verso l'uomo,
verso ciascuno di noi. La nostra vita è fatta per l'incontro a questa bellezza nella relazione con gli altri. Vedete, questo è il primo aspetto allora, questo cammino, Gesù in cammino, noi in cammino, la parola in cammino verso di noi e noi in cammino verso la parola, straordinaria. Il secondo aspetto è l'importanza della sosta. Gesù si ferma dalle sorelle Marta e Maria per prendere fiato. Per Gesù la sosta significa lasciarsi raggiungere dall'altro. È bello quando nella sosta Gesù dice vi darò il ristoro, e il ristoro è far sì che l'uomo riprenda fiato. Le sue tappe sono di ristoro, ma anche e soprattutto il modo per farsi raggiungere dagli altri. Quando sostiamo, siamo portati a fare attenzione ai dettagli, come vediamo i dettagli di questo santuario, brava gente, dei luoghi in cui riprendiamo le nostre forze, siamo aperti al dialogo con ciò che è intorno a noi. Attendere in sosta significa prepararsi all'ascolto, brava gente. Poi c'è il terzo elemento, abbiamo detto cammino, sosta e il Vangelo della convivialità. Gesù sa stare con gli amici, si prende cura di loro, presta attenzione, non sale in cattedra, ma interagisce, risponde ad una domanda. Ecco perché la mensa è un altare, brava gente. Gesù non sale in cattedra, Gesù ama la convivialità e la capacità di dialogo. E quando c'è convivialità vengono fuori le nostre umanità, come è venuto fuori l'umanità di Marta e di Maria. Allo sfogo di Marta non segue un rimprovero da parte di Gesù, una sorta di diagnosi. Tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Vedete, Gesù non fa rimprovero, fotografa la realtà, bellissimo. Tu ti affanni e ti agiti per molte cose. La soluzione viene da sé, di una sola cosa c'è bisogno. Ciò che Gesù vuole correggere in Marta è la preoccupazione che impedisce l'ascolto. Tutti noi siamo chiamati a portare avanti le nostre attività, cercando di farlo senza affanno, con serenità. E le cose fatte senza affanno e con serenità riescono meglio. Brava gente, e questo è, direi, è il segreto di Gesù. Gesù ci vuol far bene le cose. Gesù dice a Marta, io ti voglio far bene l'accoglienza, quindi fallo con serenità. È bellissimo, io credo che davvero nei suggerimenti di Gesù ci troviamo i segreti della nostra vita per fare bene, per essere belli come ci vuole Lui. Tutti noi siamo chiamati a portare avanti le nostre attività, però con serenità, brava gente. E le cose fatte senza affanno riescono meglio, dite la verità, le cose fatte con serenità riescono meglio. Io penso che potrebbe essere una sorta di perla saggia questa, che Gesù ci dà. Così non ci sarà tolta la parte migliore, cioè la parte più bella dell'esperienza. Che anche Francesco d'Assisi sia stato l'uomo del cammino, l'uomo della sosta, l'uomo della convivialità. Ce lo ricorda la sua rivoluzione nella società medievale, per cui si è passati da una logica piramidale, l'una sopra l'altro, l'uno che comanda l'altro, l'uno che crea paure e affanno sull'altro, ad un'immagine circolare, brava gente. L'uno accanto all'altro, nella gioia di un cammino insieme. Eccoci qua, brava gente, nella gioia di un cammino insieme. E allora Gesù ci vuole che camminiamo insieme. E ora, brava gente, dato che siamo qui, abbiamo commentato questo Vangelo in questo santuario bellissimo. Avete visto gli aspetti gotici di questo santuario? Qui ci sono i sacrestani, c'è stato il guardiano, prima il priore, ci hanno fatto un'accoglienza bellissima. Adesso abbiamo acceso una candela, vedete, che la candela vorrei portare
a nome di tutti voi, brava gente, ai piedi di Maria. Adesso vi porto nel luogo dove Maria è apparsa. Mettiamo qua adesso. Dobbiamo metterla dietro. Perfetto, sì, sì. La mettiamo, sì, sì, sì. Eccoci qua. Facciamo questo breve pellegrinaggio, baciamo questo luogo. Ecco, questo è il luogo, adesso vedete un po' la scultura, ma è il luogo dove Maria ha appoggiato i piedi. A nome vostro, brava gente, a nome mio, eccoci qua, e possiamo la candela a nome di tutti voi, brava gente. Eccoci qua, ritornata, sì? Eccoci qua, brava gente, Intanto va dai saluti, li facciamo da questo santuario, che sono... 5 minuti se volete. Sì, grazie, qui un'accoglienza straordinaria, brava gente. Eccoci qua, eccoci qua. Ci affacciamo così all'ingresso. E allora, mi raccomando, brava gente, quindi abbiamo anticipato la diretta, ditelo pure agli altri. Stasera non potrà esserci perché c'è questo convegno, diventava un affanno farlo alle 9:10 perché alle 21 si iniziava, voi mi perdonate, Dicevi? Però ci sarà la diretta del tuo intervento. Ah, vediamo, un po' di diretta la facciamo, sì. Oggi abbiamo riempito, allora ok. E vado ai saluti, brava gente, Carmelina vorrebbe gli auguri per il suo onomastico. Ogni bene, Carmelina, ogni bene, coraggio. Rosangela e Antonio vorrebbero gli auguri e una benedizione per il nipotino Francesco che domani riceve il battesimo. Bellissimo, ogni bene allora, ogni bene, figlio di Dio Francesco. Anna Rita vorrebbe gli auguri per l'amica Maria Carmela da Gallipoli, ogni bene Maria Carmela, coraggio, li portiamo tutti quanti qua ai piedi di Maria. Rosaria Torrisi fa gli auguri agli sposi Giuseppe e Laura, ogni bene, che si... è un secondo momento, forza, coraggio. Elisabetta Nonnini chiede una preghiera per lo zio Luciano che inizia la chemioterapia. Ecco, vorrei ricordare tutti quelli ammalati di tumore, brava gente, affinché il Signore davvero operi il miracolo della guarigione. Dulcedo la Fauci fa 31 anni oggi, dalla Sicilia, ogni bene, Dulcedo. Poi un saluto ad Elvira Rinaldi, coraggio. Maria Caccamo compie 20 anni la sua figlia Irene, ogni bene, Irene, forte, forte. Antonella Casanova, auguri al genero Simone che compie 29 anni e tra qualche mese diventerà papà, sì, come San Francesco, strumento di pace, fa di me uno strumento di pace, ok? Allora, Simone, perfetto. Valentina, poi ok, ci sentiremo, brava gente. L'email enzo@buongiornobravagente.it e ci sentiamo nelle prossime ore, ok? Buonanotte, buona giornata, Santa Domenica, brava gente. E qui, mentre concludo, un Ave Maria a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona domenica, brava gente.